Alessandro Morelli, consigliere comunale a Milano, anche direttore della testata populista. Proprio ieri il commissario europeo all'economia Moscovici ha detto di sostenere gli sforzi di Renzi, aperto alla flessibilità richiesta dall'Italia, anche perché c'è una minaccia populista. Lei come replica? La vera minaccia populista è quella di Renzi, quella che ancora una volta non pensa agli italiani ma pensa agli immigrati, perché dobbiamo ricordare a tutti che il tema della flessibilità è sostanzialmente richiesto perché servono 4,2 miliardi di euro, attenzione, 4,2 miliardi, solo per farvi l'esempio, per il tema delle pensioni sta parlando di un bonus di circa 2 miliardi, quindi assolutamente una cifra assurda, 4,2 miliardi di euro destinati a ospitare per lo più clandestini a 35 euro colazione, pranzo e cena che vengono assegnati ad associazioni di presunto volontariato, albergatori eccetera. Quindi il vero tema è che il populismo, non si parla più di buonismo, a questo punto è cattivismo nei confronti dei cittadini italiani che ancora una volta vengono vessati, e all'Europa che per diciamo tenere vicino Renzi, che fino ad oggi ha fatto esattamente i compitini che sono arrivati da Merkel e da Bruxelles, insomma ha cercato di vessare i nostri concittadini. Intanto continuano gli arrivi, anche oggi si parla anche di sbarchi in Sardegna. Qui a Milano è ormai la decisione definitiva, la caserma Montello sarà a disposizione a partire da novembre per i profughi. Certo, a Milano proprio in questi giorni, nelle scorse ore, è avvenuto un fatto di una gravità assoluta. Ringrazio il comizio perché assieme al populista e a Radio Padania cercano di in qualche maniera rompere il muro di gomma della comunicazione. Molti dei nostri amici che ci stanno guardando probabilmente non sanno del fatto di cronaca che è avvenuto ieri sera, di una gravità eccezionale. Dei pusher, quindi degli spacciatori immigrati per lo più clandestini, sono arrivati a fare un vero e proprio assalto nei confronti di una pattuglia mista, quindi poliziotto e due militari, cercando di rubare uno dei fucili mitragliatori di uno di questi militari. Se siamo arrivati al punto che questi balordi non hanno paura neppure delle mimetiche dei fucili militari, io mi chiedo la sciura Maria, la signora Maria che va al mercato, o il signor Franco che attraversa la strada, quali paure debba avere. Senta.